Ciao ragazzi e ragazze, benvenute sul mio canale. Oggi vediamo una canzone bellissima, famosissima, importantissima. Tutti devono impararla, quindi buon ascolto. Allora, prima di iniziare il video tutorial, vi ricordo che se vi interessano contenuti di questo tipo, vi suggerisco di iscrivervi al canale, così potrete, YouTube vi farà vedere di volta in volta quando pubblico una lezione, ve la farà vedere. Iniziamo. Allora, siamo in Do maggiore, io suono in Do maggiore. Suono il Do, quinta corda, terzo tasto, il Mi, quarta corda, secondo tasto. E la melodia viene fatta sul Sol, terza corda a vuoto. Quindi abbiamo, sono la prima volta suono tutte e tre le corde, quindi quinta, quarta e terza. La seconda volta suono solo il Sol. Quindi queste sono le prime due note. Ok, poi abbiamo. Allora, la prossima nota è un La, quindi terza corda, secondo tasto, la suono col primo dito, con l'indice, e la suono insieme all'accordo. Ok, suono di poi alzo il La e suono ancora il Sol insieme all'accordo. Va bene, anche se non sono per forza regole queste, eh. Si può suonare un po' anche in maniera libera, anche suonare solo una volta l'accordo e poi rimane solo la melodia. Poi il Do sulla seconda corda al primo tasto, ok, seconda corda al primo tasto, quindi si va a completare tutta la posizione del Do in prima posizione. Adesso la melodia vuole il Si a vuoto, la seconda corda a vuoto. Contemporaneamente a questo Si facciamo l'accordo di Sol, quindi facciamo Sol, sesta corda, terzo tasto, terza vuoto e la seconda corda a vuoto anche. Ok, poi come avete sentito quando ho fatto sentire il brano all'inizio, qua poi io metto un accordo in più di Sol di accompagnamento, ok, perché questo rimane lungo. Così, andando giù, anche se poi la stessa cosa ve la risuonerò, adesso ve la spiego tutta e poi ve la suono anche col plettro, perché è indifferente, si può suonare con le dita, col plettro, come tutto, ma questa che è molto semplice, molto popolare, ognuno se la suoni un po' come vuole. Siamo arrivati qua. Quindi adesso abbiamo ancora la melodia è la stessa di prima, però prima era con l'accordo di Sol, adesso abbiamo l'accordo di Do. Prima era con l'accordo di Do, adesso con l'accordo di Sol. Quindi Sol, ribatto il Sol, quindi prima il Sol con tre, l'accordo con tre note, tre corde, la sesta, la quarta e la terza. Poi ribatto solo la terza, ancora la terza corda, ma con la nota La che metto col secondo dito questa volta per comodità, non più col primo. Il Sol a vuoto, suono una volta il basso di Sol, il Re, seconda corda, terzo tasto, e la frase si conclude sull'accordo di Do, la melodia è qua. Il Do sulla primo tasto, seconda corda, insieme all'accordo. Quindi la rifacciamo tutta fino a qua. Sol a vuoto, due volte. Sol sulla prima corda al terzo tasto. Mi a vuoto, prima corda, il Do, seconda corda, primo tasto. Ok, arriviamo qua. Quindi avevamo finito con l'accordo di Do.
adesso abbiamo la nota Si, ma contemporaneamente alla nota Si mettiamo l'accordo di Fa, quindi il Fa col barré non lo suoneremo completo così, ma alzeremo questa parte del dito, così faremo sentire questa sonorità che è l'undicesima, Fa undicesima, ovvero l'ottava inferiore alla quarta, Fa, Sol, La, Si. Sonorità Lidia. Quindi abbiamo fatto. Abbiamo finito qua. E dopo il Si è vuoto, suoniamo il La che lo stiamo premendo ed è compreso dentro l'accordo di Fa che stiamo tenendo. Poi mettiamo giù il dito della, qua, il barré, e suoniamo Fa due volte. Poi abbiamo il Do, l'accordo di Do, ma suoniamo soltanto il basso e il cantino. Poi il set centrale, dove la melodia è il Do, sempre il nostro Do, secondo accordo, primo tasto. Poi Sol, e lo suoniamo Sol sesta corda, Sol terza corda vuota, e Re terzo tasto seconda corda, e conclude sul Do, e suoniamo il set centrale, l'accordo in prima posizione. Quindi ve la faccio risentire un'altra volta, questa volta anche col plettro. Dov'è? Quasi esattamente la stessa cosa, però come dicevo non è che è importante essere così pignoli nel suonarla, questa è una canzone che è veramente per divertirsi e ha uno scopo sociale. Quindi spero che vi sia piaciuta, vi ricordo di nuovo se volete iscrivervi al canale, se vi è piaciuto il video e basta, vi saluto e al prossimo video, ciao!